Benvenuti alla buona notizia, all'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano delle Comunicazioni Sociali. In studio con noi, benvenuto Luca Minelli, grazie. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti. Luca Minelli del Centro Oratori Bresciani, con lui parleremo dell'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, in programma dall'1 al 6 agosto. Entreremo un po' nel dettaglio del percorso che ha portato, accompagnato i giovani bresciani a vivere questa esperienza, un'esperienza di fraternità, di fratellanza, un'esperienza di Chiesa universale. Veniamo ora alla copertina di questa settimana della Voce del Popolo. In particolare mi soffermo sull'editoriale. L'editoriale è una bella storia di accoglienza, una vita accolta grazie all'opera, all'impegno e alla responsabilità messa in campo dalla Congrega della Carità Apostolica. Luca, abbiamo introdotto il tema della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, sono attesi più di 1 milione di ragazzi, è un appuntamento importante che arriva anche dopo la pandemia, quindi anche c'è anche il desiderio di incontrarsi e di ritrovarsi per vivere un'esperienza di fede e di amicizia. Esatto, parteciperanno più di 1700 bresciani, ci troveremo a Lisbona. Abbiamo vissuto un cammino di preparazione che ha visto diverse tappe diocesane. La prima l'abbiamo vissuta nella solennità di Cristo Re a novembre presso l'Abbazia di Rodengo con oltre 600 giovani. Da quella giornata è partito il pellegrinaggio della Croce dei Giovani che ha toccato le 32 zone pastorali. A gennaio abbiamo incontrato Ernesto Olivero, il fondatore del SERMIG, e attraverso la sua testimonianza abbiamo potuto vedere come il suo incontro con il Signore ha cambiato e plasmato la sua vita. C'è stata poi la veglia delle palme, un appuntamento tradizionale nel quale i giovani incontrano il Vescovo Pier Antonio. Un ultimo appuntamento di pellegrinaggio è stato quello presso il santuario di Conche, dove appunto circa 200 giovani bresciani si sono ritrovati per una veglia di preghiera, e lo scorso giovedì abbiamo consegnato il materiale e alcune indicazioni operative per i gruppi che partiranno. Tante tappe di avvicinamento, la Giornata Mondiale della Gioventù è davvero un'esperienza anche di crescita. È bello pensare che i ragazzi, i giovani di diversi oratori possano condividere insieme questa esperienza, e l'obiettivo del Centro Oratorio è proprio quello di accompagnare, cioè di arrivare all'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù formati e preparati. Il tema Maria si alzò e andò di fretta, che cosa può dire oggi questo tema? È tratto dal Vangelo di Luca, che cosa può dire ai ragazzi di oggi? Come appunto ricordavi, veniamo da una pandemia, veniamo da una situazione a livello globale, possiamo dire di crisi, abbiamo la guerra in Ucraina, tante guerre nel mondo, una crisi climatica, una crisi demografica, e ci viene proposta questa figura di Maria, che è docile, che è accogliente, che è capace di incontrare. Maria si alzò, alzarsi è questo verbo che è indice di movimento. Chi incontra il Signore non può che mettersi in cammino, e con uno stile particolare, in fretta. Maria, dopo aver incontrato il Signore, ha una gioia incontenibile, non è in grado di stare ferma, e questo stile suscita anche nei giovani, immagino in me e in tanti altri giovani, delle domande, delle questioni, per cui quali sono le nostre urgenze, quali sono le passioni. Che cosa ci fa luccicare gli occhi, cos'è che ci muove per arrivare a una domanda più profonda: per chi siamo, per chi è e per che cos'è la nostra esistenza. E quindi ecco, questo tema credo possa aiutare ciascun giovane che parteciperà alla GMG a capire meglio per chi è, per chi può spendersi. Giovani che diventano loro stessi poi evangelizzatori, che interiorizzano queste esperienze e poi diventano evangelizzatori sul territorio. Nel primo servizio di questa settimana siamo andati, a proposito di giovani, a seguire un progetto interessante che ha visto protagonista l'oratorio di Leno, Sognare con i piedi. Normalmente dire che una cosa è fatta con i piedi significa che è fatta male.
Non dimentichiamo però che le persone hanno diversi tipi di intelligenza e se qualcuno ha una spiccata intelligenza sportiva è bene valorizzarla. Da quest'idea è scaturito il progetto Sognare con i piedi, che si è concretizzato in un torneo di calcio all'Oratorio San Luigi di Leno. La forza di questa esperienza non è stata tanto nell'organizzazione del torneo di calcetto estivo, ma nell'instaurare una rete di relazioni educative a favore dei ragazzi coinvolti e dei loro coetanei, partendo dalla presa di coscienza da parte della comunità di alcune problematiche che ormai sono quasi all'ordine del giorno anche nei nostri oratori per gli adolescenti e i giovani. Ci piaceva l'idea di poter stimolare la sensibilità dei ragazzi nel cercare delle cose belle per la loro esperienza, per la loro vita, di aiutarli a puntare in alto e a poter capire che ci si può divertire, essere felici senza osare o scadere in comportamenti pericolosi, negativi. Ci hanno chiesto di poter continuare a fare un'esperienza come questa, ma bello anche perché c'era un clima di condivisione. Abbiamo avuto solo un ammonito, pensate, per fare un esempio dal punto di vista comportamentale, ma al di là di quello veramente un bel clima sereno che ha coinvolto anche molte famiglie. L'intero progetto è stato e continuerà ad essere un'occasione per prendersi cura della propria comunità, riconoscendo l'importanza di offrire ai ragazzi un'opportunità di divertimento e socialità entro un ambiente sicuro. La comunità è stata inoltre chiamata a contribuire anche da un punto di vista economico attraverso la modalità del crowdfunding, coordinata dalla Cassa Padana di Leno, che ha anche contribuito con il 20% della quota. Infine, gli organizzatori hanno deciso che il premio finale non avrebbe contemplato alcuna somma di denaro. I membri delle prime due squadre classificate hanno partecipato di diritto come ambasciatori ad una campagna promozionale che verrà sussidiata dall'oratorio e diffusa sul territorio comunale e dai canali social, per promuovere uno stile di intrattenimento e socializzazione positivi. Questa iniziativa ha avuto un esito positivo con Sognare con i piedi dell'Oratorio di Leno e quindi come banca abbiamo deciso di proseguire questa collaborazione di sensibilizzazione sul tema dei comportamenti giovanili, appoggiando appunto questa campagna di sensibilizzazione, creando dei pannelli che verranno installati sul territorio con tre temi principali che sono i comportamenti pericolosi, il bere responsabilmente e anche il discorso delle relazioni. Rientriamo in studio con Luca Minelli del Centro Oratori Bresciani. Abbiamo visto il protagonismo giovanile in quel di Leno, nell'oratorio di Leno, protagonismo contagioso che coinvolge tutto il territorio. Quanto è importante oggi per i giovani dire la propria sul territorio, essere protagonisti anche nella pastorale? È veramente importante. Da un lato è importante che i giovani riescano a trovare la forza, appunto, il coraggio di mettersi in gioco senza paura, senza timore. E dall'altro è importante che possano trovare uno spazio che li accolga e gli permetta di sperimentarsi. Di sicuro le esperienze estive dei nostri oratori sono una grande occasione, da un lato per fare comunità, per tessere relazioni e dall'altro per provare a rimettersi in gioco e a rilanciare anche tutta una serie di processi. Tornati dalla GMG, noi auspichiamo come centro oratori che possa ripartire tutto il tema delle agora giovanili, per cui in alcune abbiamo già delle sperimentazioni, però l'idea è che nelle varie zone pastorali, unità pastorali, sorgano appunto queste agora, questi gruppi di giovani che insieme possano trovarsi e programmare delle attività pastorali a seconda un po' dei loro carismi, delle loro caratteristiche e delle loro intenzionalità. Prosegue il racconto dell'estate dei Grest. Questa settimana siamo andati all'oratorio di Chiavi. Tu sei per noi lungo il cammino, tu sei per noi, resta vicino. Quest'anno al Grest abbiamo quasi 450 ragazzi e noi animatori fin dal 18 marzo ci siamo incontrati ogni venerdì sera per fare corsi di formazione. Questo percorso di noi animatori si è concluso
con 3 giorni in montagna, Bosco Chiesa Nuova, dove ci siamo riuniti e abbiamo approfondito il nostro corso di formazione. Oltre ai soliti giochi per svago, abbiamo affrontato quest'anno anche il tema dei compiti, soprattutto per quelli delle elementari, un tema un po' critico anche per le famiglie. Riconoscerai i nostri occhi. Come gli animatori si occupano dei bambini, noi ci occupiamo un po' più degli animatori. Quest'anno i nostri sono 150, quindi l'impegno è stato molto più difficile da un certo punto di vista rispetto agli altri anni, però è anche molto soddisfacente. Abbiamo iniziato come equip di educatori a gennaio a preparare le attività, a pensare al corso di formazione degli animatori. Abbiamo pensato a delle attività per loro, come il Follest. Il nostro ruolo appunto è quello di valorizzare ogni ragazzo, cercando di metterlo a suo agio all'interno del GREST, da chi è più anni che fa questa esperienza, chi invece magari è il primo anno e si mette in gioco, quindi noi siamo qui un po' per accompagnarli. E quest'anno il tema della cura è proprio diciamo capitato a pennello, appunto per spiegare ai ragazzi che cosa vuol dire accompagnarli e prendersi cura di loro durante il GREST. Quando nessuno lo ascolterà, ti prego non andare, lascia. Qua al GREST di Chiari ci prendiamo cura dei nostri bambini, includendo i bambini un pochino più timidi nei giochi e provando a spronare i più e quelli ancora un pochino più timidi. Poi invece più agitati magari gli lasciamo spazio per la loro creatività durante i giochi e durante tutte le varie attività. Noi animatori dobbiamo anche capire molto spesso i problemi dei bambini, perché a volte magari non vogliono giocare per motivi di insicurezze o comunque di qualsiasi motivo, e quindi gli animatori devono essere bravi soprattutto a capire questi problemi e a motivare i bambini e a confortarli e a assicurarli che sono in un posto comunque sicuro. Mi piace molto stare con i bambini e la cosa che mi riempie il cuore è vederli felice, quindi mi piace renderli felice e trasmettergli comunque certi valori che si imparano solo stando insieme, come quello della condivisione. Io personalmente mi occupo dell'impresa, che è la creazione di un cortometraggio che poi verrà mostrato nella serata finale del GREST. All'incirca ogni 3 volte a settimana con i ragazzi facciamo delle videoriprese dove riprendiamo loro che fanno atti di cura verso altre persone e alla fine di tutto verrà montato un cortometraggio. Già da quando ero piccolo, perché penso sia un'occasione per incontrare nuove persone e stare con i propri amici in un contesto più grande. Vorrei fare un animatore e un po' mi mette in soggezione, però credo anche sia un'occasione per responsabilizzarmi. Tu sei per noi, resta vicino e di tutti noi. Rientriamo in studio, abbiamo visto l'entusiasmo giovanile dei ragazzi dell'oratorio di Chiari, anche dei loro animatori. Sappiamo che il GREST è un momento di crescita, soprattutto per gli animatori, adolescenti, che magari durante l'anno poi incrociamo poco. La sfida è quella di riuscire a coinvolgerli anche durante l'anno. Esatto, il GREST è appunto uno spazio nel quale gli adolescenti possono mettersi in gioco, possono sperimentarsi. È uno spazio per educare, per educere, tirare fuori quella che è l'unicità del singolo all'interno di un contesto comunitario. E quindi ecco, tanto i bambini, tanto gli adolescenti, così come i preadolescenti, grazie alle tante attività diverse che vivono, i GREST, i campi scuola, hanno modo di scoprire un po' meglio chi sono e per chi sono. Continuiamo allora l'estate di GREST, siamo andati sul Sebino, sul Lago d'Iseo e siamo andati a Pisogna. Ah 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 ah, tu per tu 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 tu, che significa ah ah ah, molto di più. Se fa ah ah ah, che quel tu non è un semplice tu, ma diventerà tutti. Ferie anticipate si entra alle 8, ci registriamo e scegliamo il laboratorio della mattina e poi c'è gioco libero fino alle 9, dove entrano le altre persone che non hanno deciso di entrare alle 8. Poi si fanno i balli che ci illustrano le animatrici. Poi facciamo la canzone che ci viene presentata ogni GREST, in questo caso Tu sei per noi.
Poi facciamo la preghiera del mattino. Dopo la coordinatrice ci dice i nomi dei laboratori. Svolgiamo il laboratorio, che può variare ad esempio da danza, cucina o altri laboratori come magari videomaker o i pompieri. E dopo facciamo il gioco della mattina. Dopo andiamo a mangiare. Poi di pomeriggio, più o meno fino alle 2, più o meno quando entrano i ragazzi del pomeriggio, giochiamo. Poi facciamo il gioco, in quel momento facciamo il gioco libero. E dopo facciamo il gioco, un altro gioco, che in cui ci assegneranno i punti, come il gioco della mattina. Poi ci ritroviamo sotto il tendone, dove facciamo gli ultimi balli, facciamo le preghiere, cantiamo la canzone e ci illustrano i punti che abbiamo guadagnato nelle nostre varie squadre. Grest di Grattacasolo e Pisogne è un Grest di 4 settimane, ha coinvolto più di 220 ragazzi e bambini, più 50 animatori, più un gruppo, un'equipe di persone e di adulti che mi ha aiutato. Principalmente quest'anno la novità è l'aver affidato la coordinazione del Grest alla nostra carissima Diana, e poi degli adulti, mamme ma anche educatori, che mi stanno aiutando in questa esperienza. Dico questo perché l'esperienza del Grest è un'esperienza bella per le nostre comunità. È importante che noi come cristiani possiamo offrire un tempo estivo per i bimbi, per le famiglie, perché poi facciamo anche delle feste insieme ai genitori per condividere ciò che hanno fatto, per i ragazzi, che sia non solo un tempo di ricreazione, ma che sia un tempo di crescita. Il tema del Grest quest'anno è proprio la cura, e noi vogliamo prenderci cura di questi piccoli della nostra comunità. Noi vogliamo prenderci cura degli adolescenti che nell'esperienza di animatori crescono e li vediamo crescere giorno per giorno. Vogliamo prenderci cura delle relazioni tra gli adulti. Per cui a come pare che il tema di quest'anno del Grest ci sproni ad andare avanti in questo modo. Insieme guardiamo in giro gli stream, il mio povero, e poi roba grassa che non va, tipo clima, guerra, società. Ritengo che molto che il prendersi cura sia una tematica attiva all'interno del nostro Grest, perché ha permesso a tutti gli animatori, ma anche a me personalmente, di integrarmi di più con i bambini. Infatti proprio i bambini ci riempiono di gioia, perché a fine giornata li vediamo che ritornano a casa, riabbracciano i genitori e dicono: wow, oggi mi sono proprio divertito, ho imparato diverse cose, ho imparato degli atteggiamenti che prima non adottavo, quali ad esempio giocare in squadra rispettando delle regole. Noi abbiamo lavorato molto soprattutto sul rispettare delle regole all'interno dei giochi e abbiamo avuto anche dei feedback positivi anche da parte dei genitori. Infine mi sento di dire che io dai bambini ho imparato molto, perché i bambini sono capaci allo stesso tempo sia di darti delle grandi soddisfazioni dal punto di vista comunque di animatore, di educatore, e anche dall'altro lato di educarti molto, di farti sentire come sul banco di prova in vista anche di una eventuale professione futura nel campo comunque dell'educazione. Ho scelto questa esperienza poiché è un'esperienza molto formativa per il nostro punto sociale, ma anche per il punto di vista mentale, perché ci permette di stare a stretto contatto con i bambini e ci permette di andare a conoscerli nel profondo e ad aiutarli. Il nostro obiettivo principale è quello di farli divertire, divertendoci anche noi a loro volta, a nostra volta. Cuore libero, non perdere l'occasione. Occhi aperti. Per me prendersi cura significa aiutare gli animatori, i miei compagni di classe, anche tutte le altre persone della comunità di Pisogna. Essendo che io faccio anche il chirichetto, mi piace aiutare comunque tante persone in modo che dopo loro si sentano felici, e questo mi dà molta soddisfazione.
che c'è, ti dico come che in tanti tutto cambierà il sound della tua voce. Rientriamo in studio da Pisogne, ci spostiamo con un volo di migliaia di chilometri già a Lisbona. Sappiamo che al di là degli eventi, delle celebrazioni tradizionali che vedranno protagonisti i giovani di tutto il mondo, come appunto la veglia con il Papa, la Santa Messa, ci sono anche dei momenti tipicamente bresciani nella Giornata Mondiale della Gioventù. Quali saranno? Esattamente, noi vivremo dei momenti diocesani lungo il tragitto di avvicinamento a Lisbona, faremo tappa a Barcellona e lì, poco lì vicino a Montserrat, al santuario di Montserrat, vivremo una prima catechesi e una seconda catechesi la vivremo ad Avila dopo aver fatto tappa a Madrid. Quindi questi due momenti riuniranno i bresciani. E faremo poi una tappa anche al ritorno a Lourdes, dove avremo modo di partecipare la sera alla processione con i flambeau e il mattino di celebrare una messa dei bresciani al santuario di Lourdes. Il commento al Vangelo in questa 16ª domenica del tempo ordinario è a cura di Don Flavio Saleri. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme. Il Vangelo di questa domenica ci parla della parabola della zizzania e del buon grano. Il buon grano è il bene che c'è in noi e che c'è nel mondo. La zizzania è il male, l'egoismo, l'invidia, la gelosia, la violenza, la guerra. Mi domando, perché il Signore non accetta di rispondere positivamente alla domanda dei discepoli? Vuoi che strappiamo la zizzania? Perché è un Dio che ama. Lui spera sempre di trasformare il male in bene. È un Dio che ha pazienza, è un Dio che offre occasioni per ricominciare sempre. È un Dio che ha fiducia di noi. Certo, verrà il momento della verità in cui ogni cosa apparirà nella sua luce, il bene, il male. Però nel cammino di questa vita il Signore confida sempre che con il suo aiuto ce la possiamo fare a combattere il male, perché nella nostra vita e nella vita del mondo trionfi il bene. A questo mi aggancio quello che celebriamo oggi, la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. È la terza domenica, è il terzo anno che Papa Francesco celebra con noi questa festa. E il tema che ci ha dato il Papa è questo: di generazione in generazione la sua misericordia. Cioè, come la misericordia di Dio, ricordando e richiamandoci al Magnificat, attraversa tutte le generazioni. Dio nella sua misericordia rende fecondo ogni incontro, ogni dialogo di generazione in generazione. E allora il Papa dice queste parole: è bello che i giovani e gli anziani si incontrino, perché i giovani, incontrando gli anziani, riconoscono di appartenere a una storia più grande. E gli anziani, alla presenza dei giovani, hanno speranza che quanto hanno vissuto non va perduto. Ecco, vedete come la misericordia di Dio, il buon grano, è presente nella nostra generazione, nel tempo attuale, ma attraversa tutta la storia. Chiediamo al Signore di confidare sempre in Lui, nella sua misericordia, che è l'unica che salva il mondo, con la nostra collaborazione. Buona domenica. Abbiamo ascoltato il commento al Vangelo di Matteo a cura di Don Flavio Saleri. Luca, ogni settimana ci salutiamo con una parola. Che parola hai scelto? Cammino. Abbiamo parlato appunto di questo percorso che ci ha portato alla GMG. Sarebbe bello che la GMG non sia solamente un traguardo, ma appunto una tappa, o meglio un punto di partenza per ripartire insieme nelle nostre comunità, in un'ottica di dialogo intergenerazionale, interculturale,
che tenga insieme un po' tutte le dimensioni affinché anche i giovani che hanno vissuto la GMG possano trovare un nuovo protagonismo. Siamo pronti a metterci in cammino, grazie a Luca Minelli del Centro Oratori Bresciani. Grazie ancora a voi. E da Luciano Zanardini, appuntamento alla prossima settimana.